Le cause dei cedimenti differenziali delle fondazioni in un fabbricato esistente in muratura, come in questo caso, sono molteplici. Spesso derivano anche da trasformazioni che si sono sommate negli anni che hanno contribuito a questo fenomeno. Si pensi per esempio alla demolizione di porzioni di murature o anche di fondazioni, come si faceva una volta per il passaggio delle polifere impiantistiche, fognature, cavi elettrici, eccetera. Oppure, come in questo caso, interventi eseguiti in decenni e decenni passati, focalizzati solo parzialmente in alcune parti delle fondazioni e non nel resto del fabbricato, che hanno contribuito a un nuovo assestamento dell'intero corpo di fabbrica. Questo cosa significa? Significa che spesso intervenire in situazioni molto complicate e soprattutto incerte, perché nulla si conosce con esattezza degli interventi fatti, può non essere del tutto efficace. Quindi è importante valutare se conviene intervenire consolidando, oppure a volte sedersi anche a tavolino e decidere se conviene demolire e fare il fabbricato nuovo.